presentata la settimana Generare culture non violente tra le nuove generazioni contro la violenza sulle donne. Manifestazione in programma a Bari dal 18 al 25 novembre per promuovere e sensibilizzare alla condivisione di una cultura non violenta e rispettosa delle donne e delle differenze. All'incontro, svoltosi presso Palazzo di Città, hanno partecipato Ludovico Baticchio, assessore comunale al welfare, e Elena Gentile, assessore regionale. Generare culture non violente è un'iniziativa promossa dall'assessorato al welfare del Comune di Bari e dall'Ufficio regionale del Garante dei diritti dei minori della Regione Puglia. Non si finisce mai di sentire purtroppo episodi nei confronti delle donne, violenza nei confronti delle donne. Ecco, quali possono essere le soluzioni? Questo potrebbe essere un percorso importante. Sì, le soluzioni sono un lavoro quotidiano a favore di percorsi educativi nelle scuole soprattutto e per una nuova cultura della sessualità e per rispetto soprattutto delle diversità e delle differenze anche nella sessualità. È chiaro che oggi la partecipazione di 70 associazioni di volontariato della città sui temi della tutela e soprattutto del contrasto alle violenze credo che sia un segnale di grande livello di civiltà che questa città offre a se stessa ma anche all'opinione pubblica oltre la città, e quando una città capoluogo lancia questi messaggi con iniziative che poi per una settimana coinvolgeranno giovani, bambini, coppie, famiglie, scuole, università, tutto questo diventa un percorso strategico di governo a favore della crescita sia culturale delle persone, soprattutto dei maschietti, ma in particolare una crescita culturale delle istituzioni. Dopo le polemiche di questi giorni che hanno visto anche la provincia di Lecce prendere posizione critica attraverso l'assessore all'agricoltura Francesco Pacella, il quale accusa la regione di aver partorito un topolino nella vicenda della moria degli ulivi del Salento, e dopo la replica dell'assessore regionale al ramo Fabrizio Nardoni, arriva un chiarimento del direttore d'area dell'assessorato alle risorse agroalimentari della regione Puglia, dottor Gabriele Pagliardini. Io posso sicuramente assicurare tutti che la Regione Puglia sta avendo un ruolo determinante nell'affrontare questo problema e in continuo contatto con il Comitato Nazionale Fitosanitario e con la DG Sanco, con la quale martedì faremo un'altra videoconferenza per discutere del problema. Per noi oggi esiste una priorità. Oltre a quelle che impongono i protocolli fitosanitari che sono dettati dalla normativa vigente, dalle quali non possiamo sfuggire, esiste una priorità che è quella di limitare i danni. Stiamo affrontando questo tema con grande responsabilità perché il passaggio successivo, che è il passaggio che poi si aspetta anche l'Unione Europea, che per una risposta di protezione del territorio unionale più che quello italiano o salentino, è quello della limitazione del trasferimento del materiale di propagazione, cioè dei nostri vivai. Noi stiamo cercando di dimostrare, e lo faremo già martedì, che il fenomeno dell'infezione batterica è limitato ad una porzione della provincia di Lecce, e quindi siamo concentrati su questo perché vogliamo evitare che la gestione del problema possa essere, come dire, fatta a livello europeo in maniera molto distante da quello che effettivamente è la manifestazione del fenomeno, del quale siamo preoccupati, ma possiamo anche dire che le prime analisi che abbiamo effettuato nei laboratori ci dicono che il fenomeno è contenuto nella fascia ionica della provincia di Lecce, che anche la fascia attorno ad Otranto, quella interessata dai vivai viticoli, è una fascia al momento indenne dalla infezione. Stiamo procedendo nell'attività di monitoraggio, così come in tutte le attività scientifiche che ci devono mettere nelle condizioni di definire in maniera certa il ceppo del batterio e anche i vettori che trasportano questo batterio. Lo stiamo facendo esclusivamente con risorse regionali. La Regione sta facendo questo sforzo non solo sul piano organizzativo con il suo osservatorio fitosanitario, ma lo stiamo facendo realmente mettendo in campo risorse importanti
che ci devono aiutare a fronteggiare nell'immediato questa emergenza. Non ci sono altre istituzioni pubbliche o organizzazioni o cose di altra natura che abbiano messo risorse sotto questo punto di vista. Quindi noi lo abbiamo fatto con le risorse del bilancio autonomo della Regione per quello che era già destinato nei capitoli fitosanitari, lo abbiamo fatto destinando delle risorse ai consorsi di bonifica della provincia di Lecce, Arneo e Ugento, perché loro saranno obbligati a porre in essere la delibera 2023 della Giunta, che è a valore di ordinanza e quindi impone anche a loro delle azioni fitosanitarie di prevenzione ed eradicazione della malattia. E nei prossimi giorni lo faremo con la presentazione di uno schema di disegno di legge esclusivo su questa materia, che presenterà l'assessore Nardoni alla Giunta, nel quale pure ci stiamo impegnando a reperire ulteriore dotazione finanziaria. Posso vorrei dire un'ultima cosa. L'Unione Europea ci guarda in questo momento non come coloro che hanno bisogno di aiuto e quindi di sostegno finanziario, ma coloro che potenzialmente potrebbero costituire un rischio per l'intero territorio dell'Unione. Quindi la cosa che noi dobbiamo fare bene, è dimostrare che stiamo facendo tutto il possibile perché la diffusione della malattia non avvenga e che l'infezione è confinata in un territorio molto limitato. Abbiamo già fatto più di 150 campioni nelle aree a confine tra la provincia di Lecce e la provincia di Brindisi e ci dicono che non c'è presenza di Xylella in questa fascia tra i confini provinciali, e lo abbiamo fatto, come dicevo, attorno alla realtà produttiva dei vivai viticoli del comune della zona di Otranto, e anche lì abbiamo certezza che non vi è la presenza della malattia. Questi risultati porteremo alla discussione con la Digisanco e spero che ci possano aiutare a far capire che non è la Puglia interessata e non è neanche l'intero territorio della provincia di Lecce ad essere interessato a questa vicenda. E anche Lecce, assieme a Cagliari, Matera, Perugia, Assisi, Ravenna e Siena, tra le città scelte dalla giuria europea presieduta da Steven Green, tra le 6 candidate per Capitale Europea della Cultura 2019. Il commento del sindaco Paolo Perrone: più volte nella mia vita mi sono chiesto cosa sia la felicità. Ecco, forse stasera riesco a dare una risposta, seppure approssimativa, a questo dilemma. La felicità è ciò che provo questa sera, quella gioia individuale e insieme collettiva che ti connette a tutti gli altri cuori online su un'idea, un progetto, una battaglia. Quella sensazione che ti mozza il respiro e non ti fa trovare neppure le parole per esprimere il senso di contentezza che ti dà quasi la voglia di fare le capriole. Stavamo e poi diciamo che ancora questa speranza si era rafforzata quando l'altro giorno abbiamo superato la prova della verifica della commissione. Abbiamo compreso che il nostro progetto era un progetto considerato competitivo e le nostre risposte date alle incalzanti domande dei commissari erano considerate credibili. Un ringraziamento va a tutte le istituzioni che sono state a fianco al Comune di Lecce, va a tutto lo staff, da Aran Berger a Fele Parlangeli, a tutti le persone che ci hanno dato una mano, fino all'ultimo dei ragazzi, dei volontari. Un ringraziamento alla società civile del Salento, a quegli imprenditori, alle associazioni, a tutte le organizzazioni che hanno deciso di legare il loro nome a questa candidatura. E senza retorica, un ringraziamento particolarissimo va alla gente del Salento, che sono stati, perché la condivisione di questo progetto è stato veramente l'elemento che ha permesso a Lecce di superare altre candidature che sulla carta sembrano più attrezzate della nostra. Grazie per averci seguito, arrivederci alla prossima edizione.